Presidente, si inaugura l'anno giudiziario, è una sfida per la giustizia amministrativa, ma è anche tempo di bilanci. Che cosa racconta la sua relazione di quest'anno? I temi che saranno trattati sono, diciamo, appunto quelli relativi all'attività giudiziaria dell'anno appena trascorso e anche tutte le criticità e le problematiche che sono emerse nel corso dell'attività giurisdizionale, perché il giudice amministrativo è, come ho detto in altre occasioni, davvero un osservatorio privilegiato dello stato di efficienza del sistema. Quali sono quindi i punti caldi che ha deciso di illustrare? Noi versiamo in una situazione di estrema carenza di personale, di magistratura soprattutto. Ma anche voglio cercare di segnalare anche alla politica l'importanza di portare avanti un disegno di legge che prevede la trasformazione del TAR di Lecce in TAR più che sezione staccata. Noi su 28 uffici giudiziari siamo al nono decimo posto come carico di lavoro, cioè il carico di lavoro e le dimensioni del TAR di Lecce, della sezione di Lecce, sono ben superiori a quelle di molti TAR regionali tipo Liguria, Piemonte, Marche, Umbria, eccetera. Questo vuol dire una riforma quasi a costo zero, però noi avremmo il grosso vantaggio, per esempio, di avere l'istituzione anche presso questo tribunale di un ufficio del processo, che aiuta moltissimo il magistrato nello smaltimento della domanda. Lo stesso dicasi per il funzionario informatico. Come si può pensare di gestire oggi un ufficio così importante, con una domanda di giustizia così importante, facendo a meno del supporto dell'informatica? Quindi io credo che noi dovremmo essere messi in condizione di poter affrontare il carico di domanda di giustizia che viene proposto davanti a questo tribunale e soprattutto di assicurare efficienza e tempi brevi di decisione nell'interesse dei cittadini, delle imprese e di tutto. E la giustizia che arriva in ritardo non è giustizia, è giustizia negata.